piedi con la mascherina, che poi anche quando cammini solo per strada, cioè questa è la cosa. Sì, vabbè. Allora, e dunque, il Purgatorio è la cantica insieme all'inferno, queste cantiche un po' che sono state bistrattate. Per quale motivo? Perché i toni espressionistici dell'inferno, con queste individualità rivelate, Ugolino, Ulisse, hanno avuto molto successo, anche perché la critica romantica, a partire da Foscolo, le ha esaltate come, ha esaltato l'inferno come la cantica poetica per eccellenza. E soprattutto Benedetto Croce ha avuto questa posizione per cui ha definito la commedia un romanzo teologico e ha operato una dicotomia, cioè ha eliminato le parti poetiche da quelle teologiche, dottrinali, religiose, meditative che a suo dire sono meno poetiche. Ma noi abbiamo utilizzato l'anno scorso perlomeno l'interpretazione del formalismo russo. Qual è? Perché Dante opera una polisemia sacrale, cioè dietro il segno, dietro la lingua che lui usa, poiché lui è all'interno della fabula, cioè è autore, autor e agens, protagonista della fabula, la lingua nasconde, sottintende significati teologici, esistenziali, psicologici, storici, culturali. Questa è la grandezza di Dante. Cioè, in questa duplice veste che lui ha di agens e di autor, cioè scrive ed è protagonista, si nasconde questa polisemia sacrale dell'inferno e del paradiso e del purgatorio. Allora, il purgatorio è la cantica bistrattata per eccellenza, no? Perché? Perché il tono è dimesso. Noi sappiamo a livello storico che il purgatorio è un dogma della Chiesa, perché nelle sacre scritture non esiste questo mondo intermedio. E quindi un dogma della Chiesa, un dogma che venne proprio, diciamo così, definito nel Concilio di Lione del 1274, poi ribadito successivamente nel Concilio di Firenze del 1483 e poi nel Concilio di Trento. Quindi è un dogma. Perché un dogma? Per capire il purgatorio noi dobbiamo leggere un libro fondamentale che vi invito a comprare su Amazon, costa 13 euro. E allora è La nascita del purgatorio di Jacques Le Goff. Voi sapete che questi sono gli storici delle sannazze, sono storici che studiano le mentalità. Qual è stata l'intuizione di... lui fa tutto un excursus. Che cosa ci dice? Che questo mondo intermedio è la risultanza di una mentalità che cambia, perché mentre nell'antichità la mentalità logico-matematica era quella binaria, sopra, sotto, brutto, bello, no? E potente, umile, chiesa, clero, clero e il mondo laico, nel Medioevo c'è l'ascesa della borghesia e quindi nascono nuovi peccati, per esempio l'usura. Che cosa la borghesia, che mentalità porta avanti nel Medioevo? A partire dal Medioevo si afferma il dogma, quindi a partire dal XII e poi si afferma nel XIII secolo. Che mentalità porta avanti la borghesia? Porta avanti la mentalità che non c'è più il contentus mundi del sistema del monachesimo, cioè il disprezzo del mondo. Per assurgere alla santità devo disprezzare il mondo, mi devo ritirare, no? E devo praticare l'ascesi. La borghesia che cosa dice? Si può vivere la vita, si può godere della vita e si può aspirare lo stesso ad andare nell'aldilà. Quindi il peccato di usura, che è un nuovo peccato, è un peccato che si può scontare in un mondo che è intermedio, il mondo del purgatorio. Ecco, quindi è stata proprio la borghesia, la formazione della borghesia a far cambiare la mentalità sull'oltretomba e quindi si è affermato questo mondo intermedio, che è il mondo appunto un mondo che
il purgatorio tende verso l'alto, verso il paradiso, perché ci si purifica verso la santità, però siccome si è ancora legati al peccato e al mondo, tende verso il basso, è un mondo intermedio, quindi una nuova mentalità. E Le Goff dice però che del purgatorio si è appropriata anche la Chiesa. Per quale motivo? Perché è cominciata la contabilità dell'aldilà. Cioè la Chiesa che cosa ha affermato? Affermando il dogma del purgatorio. Che esiste questo, che si muore e il giudice è Dio. Ma la Chiesa post mortem continua ad avere il monopolio dell'anima tramite le indulgenze e la vendita di queste indulgenze. Quindi ecco perché Le Goff dice comincia la contabilità dell'aldilà, no? Per cui se, e cominciano quindi, come si sconta il purgatorio secondo il dogma, i dogmi affermati nel Concilio di Lione, di Firenze e di Trento, con la carità, le preghiere, quindi il soffragio, e le indulgenze che la Chiesa, di cui la Chiesa ha il monopolio. E dogma venne ribadito naturalmente da Innocenzo III, perché Innocenzo III è il Papa che nomina il primo santo borghese della storia, che è San Francesco, quindi è aperto a questa nuova mentalità. E poi Bonifacio VIII. Bonifacio VIII che cosa dice? Si può acquistare prima l'indulgenza plenaria con il giubileo. Con il giubileo, Bonifacio VIII dice che l'indulgenza plenaria si può acquistare con proprio le pratiche da lui introdotte nel giubileo. Invece prima l'indulgenza plenaria era solo per i crociati. Quindi vedete che è un mondo che cambia tramite il cambiamento della mentalità, di questa mentalità borghese. E proprio il fatto che l'usura, che era il peccato per eccellenza del borghese, si può scontare nel purgatorio, e addirittura, dice Le Goff, dalla pratica dell'usura nasce il capitalismo. Quindi è un libro bellissimo che vi invito a leggere. E il purgatorio non esiste non esiste nelle sacre scritture, perché Gesù parla, per esempio, nel Vangelo del povero che va, di Lazzaro che va in paradiso e del ricco che va all'inferno. Però nel libro dei Maccabei, già Giuda Maccabeo prega per i defunti. Quindi la preghiera per i defunti esiste. Esiste perché, per esempio, nelle scrizioni catacombali già c'è l'invito a pregare per i defunti, il suffragio, le opere di misericordia. Ma diciamo che San Tommaso, anche San Paolo, dice di pregare per i defunti. Non ancora è chiaro però che la preghiera, non è ancora chiaro che la preghiera diventa, come quando si afferma il dogma del purgatorio, un mezzo per fare espiare. Anche Lutero ammette il purgatorio, invece Calvino dice che è opera del diavolo. Perché? Perché la salvezza è soltanto individuale, non è una salvezza che, cioè non possiamo fare niente per l'anima dell'altro, perché la salvezza è individuale. E poi perché in Calvino il dogma della predestinazione, della salvezza, è accentuato rispetto a Lutero. E Lutero dice anche che comunque la vita è un purgatorio. E abbiamo anche racconti, come quello delle sante Perpetua e Felicita. Perpetua, che ci introducono al mondo del purgatorio, a questo legame tra vivi e morti, e nel purgatorio si espiano le pene tramite un'espiazione individuale naturalmente, ma anche tramite l'aiuto delle opere di misericordia, di carità e delle preghiere che fanno i parenti o gli amici o chi resta in vita. E Perpetua, noi sappiamo che ha una visione, la visione del fratello che era morto di cancro. Lei prega, aveva il viso deturpato da questo cancro, lei prega e gli appare il fratello che ha il viso finalmente sano, finalmente come lei lo ricordava. Quindi esiste tutta nelle scuole rabbiniche del XII secolo, già appare questo mondo intermedio che è il mondo del purgatorio, che però è un mondo che storicamente, ecco, si afferma per la borghesia, come dice Le Goff, no? E il termine purgatorio naturalmente deriva dal latino purgare, epurare, ecco.
E oggi che cosa dice la teologia? Sono illuminanti le parole di Benedetto XVI. Che cosa dice? Benedetto dice che il purgatorio non è un luogo fisico, ma è un luogo esistenziale, è una dimensione dello spirito, perché l'anima sicuramente dopo la morte, se ha commesso un peccato che non è peccato mortale, vuole espiare tramite l'ascesi, tramite la penitenza, tramite la preghiera. Quindi un luogo, una dimensione dell'anima, non è un luogo fisico. Già il Concilio di Trento aveva detto, cerchiamo di non essere troppo curiosi rispetto ad aspetti inutili del purgatorio. Il purgatorio è questa dimensione dell'anima. E il fuoco di cui si parla, dice Benedetto XVI, il fuoco di cui si parla è questo ignis purgatorium, cioè il fuoco che purga, non è altro che il desiderio d'amore dell'anima di ricongiungersi a Dio. Ignis purgatorium, il purgatorio all'inizio è un aggettivo, poi diventa il luogo, soprattutto per Dante, perché Le Goff che cosa dice? Che Dante opera una sintesi di tutto questo, di tutto quello che c'è prima di lui, Dante opera una sintesi. E allora che cos'è il purgatorio? Il purgatorio per Dante è un luogo fisico, certamente un luogo esistenziale, è un luogo spirituale, dove l'anima scende verso Dio e si purga, perché è il mondo della sofferenza, ma anche della speranza. Però è un luogo fisico e la genialità di Dante qual è stata? Di aver ipotizzato il purgatorio come una montagna, ma la montagna del purgatorio, che le anime salgono per arrivare al paradiso terrestre, quando si purificano c'è addirittura un terremoto e poi nel mondo del paradiso ha una portata esistenziale. È una metafora, esiste il luogo per Dante, ma la montagna è la metafora, è una metafora esistenziale, ha una portata esistenziale, perché è un'ascesa. E il purgatorio di Dante è una montagna che è stata causata dalla frana, dalla terra franata della cavità dell'inferno operata da Lucifero. E si trova nell'emisfero australe, l'emisfero che ancora secondo Dante del Medioevo non era abitato, no? Quell'emisfero che hanno visto soltanto prima di lui Adamo ed Eva, perché la montagna del purgatorio si conclude con il paradiso terrestre, quindi questa montagna l'hanno vista in questo emisfero soltanto Adamo ed Eva e Ulisse, perché Ulisse quando ha fatto il folle volo ha visto la montagna più alta di tutti e poi però, perché per la sua superbia è stato punito, no? Invece Dante fa questo viaggio nel purgatorio che è un viaggio di umiltà. Lui non vuole aspirare una conoscenza fino a se stessa, ma vuole la conoscenza del purgatorio è in funzione della salvezza della sua anima. Non una conoscenza quindi terrena, ma una conoscenza ultraterrena. Il purgatorio quindi è complementare all'inferno. Lì abbiamo il convesso, il concavo, scusate, e si scende da sinistra verso destra. Qui si sale il convesso da destra a sinistra. E la ripartizione è una montagna divisa in sette cornici, perché naturalmente chi ha studiato il purgatorio dice che la divisione dei peccati nel purgatorio è sicuramente più logica. È più semplice, più comprensibile di quella dell'inferno, perché quella dell'inferno è legata all'etica nicomachea di Aristotele, è completamente aristotelica, gli incontinenti, i violenti, peccato di malizia. Qui invece, per la divisione dei peccati, sono i sette vizi capitali e Dante si rifà a San Tommaso d'Aquino, alla dottrina dell'amore. Quindi i sette peccati capitali, ogni sette cornici o balze, in ogni balza Dante incontra le anime che hanno peccato secondo i sette vizi capitali, però le anime espiano, lui le incontra nella cornice ad esse preposta, ma in realtà l'anima espia in tutte le cornici, perché nel purgatorio si espia la nostra tendenza a peccare. Non è solo il peccato di gola, il peccato di lussuria, ma la nostra tendenza a peccare. Quindi è una ripartizione molto logica, che è quella di Tommaso d'Aquino. Che cosa dice San Tommaso? L'uomo
L'uomo è naturalmente portato all'amore. Noi siamo connotati per l'amore che ci lega alle cose. Noi siamo connotati per questo, l'amore. Ma quest'amore deve essere vissuto in una giusta dimensione. Perché ricercate innanzitutto il regno di Dio, il resto vi sarà dato in più. Se l'amore è un, se l'oggetto d'amore diventa qualcosa di terreno, eccessivamente terreno, noi cadiamo nel peccato. Quindi l'uomo è soggetto d'amore. Il primo peccato i peccati sono messi nel purgatorio in ordine decrescente, perché all'inizio troviamo il peccato. I sette vizi capitali, la superbia. La superbia è il più grave dei peccati, perché nella superbia l'uomo è antagonista di Dio. È l'umiltà che ci fa riconoscere creature, ens abbaglio, di fronte all'ens a sé che è Dio. E allora chiaramente il peccato di superbia, che è il peccato poi di Lucifero, no? Poi abbiamo l'invidia è... L'invidia è di Lucifero anche, no? E l'invidia è uno dei peccati più gravi, perché l'invidia porta a fare delle cose terribili. Poi abbiamo l'ira, e questi tre peccati sono il male obietto, dice Tommaso. Quando noi scegliamo nella vita un oggetto che porta necessariamente al male. Poi abbiamo il poco di vigore, l'accidia. Cioè quando noi ricerchiamo il bene supremo però in una maniera spenta, accidiosa, debole, no? Non siamo convinti di ricercare il regno dei cieli. E poi abbiamo il troppo di vigore, quando siamo legati alle passioni in maniera eccessiva. Quindi avremo il peccato di avarizia e superbia, avarizia e prodigalità, poi il peccato di gola e l'ultimo, la lussuria. Cioè la lussuria per Dante è sempre il peccato meno grave, perché il famoso verso amor che nulla amata ma perdona, Dante questo lo sa. L'amore quando ti prende è qualcosa che tu non riesci proprio a dominare. Quindi lì nell'inferno avevamo il peccato meno grave, era la lussuria, e anche nel purgatorio in quest'ordine decrescente. E quindi vedete quanto è chiara, i sette vizi capitali, quanto è chiara la dipartizione dell'inferno. E Dante concepisce però anche un antipurgatorio nella spiaggia del purgatorio, perché questa montagna si erge nell'oceano. Lui mette le anime dei negligenti a pentirsi, cioè quelle anime che sono pentite all'ultimo momento della vita, o quelle morte violente, oppure gli scomunicati, coloro che sono scomunicati, perché poi Dante ci dirà che la scomunica è uno strumento che la Chiesa ha usato in maniera arbitraria, e che a volte sono state scomunicate persone che non lo meritavano, oppure che gli scomunicati, che poi vengono sepolti sine luce e sine cruce, poi alla fine sono pentiti. Ma questo la Chiesa non lo sa, perché fa abuso di questo strumento della scomunica. E questa è un'invenzione, l'antipurgatorio, con questi tre tipologie di anime, è un'invenzione tipica di Dante. Quindi abbiamo sette cornici, l'antipurgatorio e poi il paradiso terrestre, alla sommità della montagna, l'Eden, da dove furono cacciati Adamo ed Eva. E naturalmente ritorna il multimo di tre, il nove, perché è vero che la Trinità, ma è anche la sillogistica che Dante usa, perché Dante usa questo sistema ternario della sillogistica, no? Quindi della terzina, il numero tre, e anche per quello, perché ogni terzina è compiuta è come se fosse un piccolo sillogismo. E a guardia di ogni cornice c'è un angelo che rappresenta l'antesi del peccato. Per esempio la lussuria, la continenza, la superbia, l'umiltà. Ogni angelo che sta a guardia del purgatorio in ogni cornice è l'antitesi del peccato della cornice stessa. E le anime, Dante usa anche un tipo di pedagogia e di didattica pragmatica,
Perché le anime nelle cornici di queste sette balze, sulla roccia, la montagna è fatta di roccia, sono scolpiti o dipinti exempla degli stessi peccati o degli peccati puniti o la virtù al contrario. Così le anime, guardando le immagini, imparano. Quindi una didattica pragmatica usa Dante. L'atmosfera del purgatorio è meditativa. Noi non troviamo assolutamente i toni accesi dell'inferno, le invettive dell'inferno, a meno che non si tratti di problematiche politiche come il sesto canto della Eserba Italia. Però il tono è colloquiale, è pacato, perché questo è il regno della speranza, questo è il regno dell'espiazione, è l'antitesi dell'inferno. E il purgatorio, dice Petrocchi, è la cantica più vicina alla vita. Perché? Che dimensioni hanno queste anime? Qual è la dimensione psicologica delle anime? Innanzitutto la loro interiorità è dinamica. Mentre Farinata, Ugolino, Ulisse, Francesca erano statici nel loro peccato, fissi nell'eternità del loro peccato, qui abbiamo una dimensione dell'anima dinamica, tanto dinamica, dialettica, perché le anime in che prospettiva si presentano a Dante? Ricordano quello che sono, sono in questa condizione delle espiazioni, sperano nella vita dell'aldilà. Vedete quanto è dinamico? Il tempo è vissuto tra, sono sospese, passato, presente e futuro. Il passato è la loro vita terrena, il presente è l'espiazione, il futuro è la speranza, è il regno della speranza questo. E naturalmente tutta la cantica ha una visione escatologica, si espira per un fine ultimo, ha una visione di palingenesi, di rinnovamento. Ma perché la vita? Perché questa cantica era più vicina alla vita? Perché? Queste anime, le anime che Dante incontra, lui si rispecchia in queste anime. Perché la vita che cos'è? Queste anime hanno sentimenti inespressi, qualcosa che non riescono a dire, ricordi taciuti, desideri realizzati. Dante quando li incontra queste persone, quindi persone in cui lui intuisce o che raccontano questi sentimenti che non hanno mai espresso, questi desideri che non hanno mai realizzato, queste coscienze lacunose e incomplete. È la vita il purgatorio. Quando noi diciamo è una cantica di un'alta poesia, perché la vita che cos'è? Loro sono persone, anime incompiute, non hanno raggiunto l'assoluto. Nell'inferno c'è la fissità dell'assoluto del male, nel paradiso c'è la fissità dell'assoluto del bene, qui c'è questa dinamica dell'incompiuto, come è incompiuta la nostra vita, che dicevamo prima, ci eravamo illusi prima del Covid, che avevamo raggiunto chissà che, non abbiamo raggiunto niente, perché questa vita è un passaggio, e quindi ritorna il tema del pellegrinaggio, no? Dell'uomo viato, del viaggiatore. Questa vita è un viaggio, e chi viaggia come Dante non arriva mai alla meta, la meta è sempre lontana, e così sono queste anime. L'alta poesia del purgatorio deriva da questo, è la vita. La vita è un purgatorio, ma perché? Perché noi siamo delle incompiute, come queste anime. Quando la Pia salsi con lui, ricorda il momento in cui gli hanno messo il marito che forse l'ha uccisa, gli ha messo l'anello, no? Quindi questo pudore dell'esprimere qualcosa che forse lei non ha detto, perché è morta, lo dice a Dante. E per quanto riguarda poi a livello storico, quando è stato scritto il Purgatorio, perché il Regno della Speranza? Perché il Purgatorio, secondo Petrocchi, venne scritto tra il 1308 e il 1312. Allora, che periodo è questo per Dante? 1302 va in esilio, 1304 smette di sperare di rientrare in Firenze,
perché lascia la compagnia malvagia e scempia, dopo la battaglia della lastra, di quelli dei fuoriusciti fiorentini che vogliono ritornare. E che cosa fa Dante? Sta in, per la maggior parte lo scrive in, nel Casentino, il castello di Poppi, presso il marchese di Battifolle, no? E pare che lo scriva lì. E poi lo finisce quando va da Can Grande della Scala. Che momenti sono questi? È il momento della speranza di Dante della Renovatio Imperii, perché lui spera che Arrigo VII di Lussemburgo restauri l'impero, questo impero che si è ridotto al Sacro Romano Impero Germanico e che non ha più la portata universale dell'impero romano, che Dante vorrebbe far tornare in auge, certamente in maniera, quello di Dante è un sogno utopico e anacronistico, ormai cominciano ad affermarsi le monarchie nazionali, per cui l'impero è un sogno che Dante poi smetterà di accarezzare. Comunque, dal 1308 al 1312 lui spera che Arrigo praticamente, e con l'aiuto dei fiorentini, con l'aiuto del Papa, restauri l'impero romano. Infatti in questo periodo lui è forse a Parigi e poi va a Milano, dove Arrigo è, no, viene incoronato re dei Romani. È in città quando viene incoronato Arrigo. Poi però che cosa succede? Che Firenze, lui deve, Arrigo deve andare a Roma, Firenze vieta il passaggio nella città e comunque Arrigo muore nel 1313 per una febbre e quindi questa meteora così del sogno della Renovatio Imperii per Dante non c'è più. E allora però il purgatorio coincide con questi anni anche di palingenesi politica, quindi la speranza delle anime è anche alimentata dalla speranza storica del momento di Arrigo VII di Lussemburgo. E dopo la morte di Arrigo, Dante capisce che non si deve più interessare a un bene assolutamente politico o materiale o temporale, ma deve aspirare a un tema molto più grande, molto diciamo così universale, che sarà il paradiso, il bene sommo, e quindi scriverà poi questo Can Grande della Scala la terza cantica, che è il paradiso. E per quanto riguarda Virgilio, Virgilio l'accompagna in questo viaggio, però non è più la guida sicura dell'inferno, perché Virgilio era già, aveva già l'inferno, anche se lui si trova nel limbo, l'inferno è il suo mondo e quindi è sicuro, anche quando si trova di fronte alla città di Tite con i demoni lui va a trattare in maniera diciamo così assertiva, perché conosce quel mondo, sa la strada, l'ha già percorso una volta accompagnando un'anima che per sbaglio era stata mandata tra i traditori. E qui invece Virgilio è meno sicuro, perché il purgatorio, essendo vissuto al tempo degli dei falsi e bugiardi, questo mondo non gli compete. Gli è vicino affettivamente a Dante, no? Lo aiuta nelle liturgie del purgatorio, però sicuramente non conosce questo mondo, non gli appartiene, e lo lascia nel canto ventunesimo. E Dante si commiata da lui, dicendo un verso bellissimo: come un fantolino, un bambino che cerca la mamma e non la trova più, e piange Dante, perché il compagno di viaggi, la guida, il savio gentil che tutto seppe, questa guida solerte, amorevole, non c'è più. E dal 21, lui viene dal canto 21, cioè, lo accompagna Stazio, il poeta della Tebaide, e poi Matelda, e poi alla fine Beatrice lo porta in paradiso. Quindi non c'è più questa presenza così sicura di Virgilio stesso. E Dante si rispecchia in queste anime, non ha mai un tono, diciamo così, è sempre delicato con loro, perché le anime stesse non si pongono come individualità, ma si pongono coralmente di fronte a Dante. Sono dei gruppi che quando per esempio l'angelo nocchiero, dopo la morte, chi va in purgatorio, secondo Dante, tutti gli angeli che vanno in purgatorio vengono, si assiepano sul Tevere,
quindi il Tevere ha anche una portata, diciamo così, provvidenziale per il purgatorio stesso, arriva l'angelo nocchiero e le porta nell'antipurgatorio. E le anime, quando vedono Dante, si mettono l'uno accanto all'altro, hanno paura, sono impaurite. Perché? Perché Dante è presente, Dante proietta l'ombra. Perché qui c'è il sole, ci sono le stelle, ci sono le albe, i tramonti, quindi siamo in un mondo reale, non più l'inferno, il buio, e Dante proietta l'ombra. C'è questa presenza del corpo di Dante che lui sottolinea sempre. Perché Dante presenta? Lui sottolinea sempre che è vivo, che il suo corpo pesa nell'aldilà, che lui prova fatica, perché ci vuole ricordare ogni momento l'eccezionalità del viaggio. Solo lui da vivo l'ha fatto. E quando ce lo ricorda, quando si mette nella barca di Fregias nell'inferno, la barca è carica. Cioè le anime dell'inferno non fanno affondare la barca. Lui entra e la barca è carica. Poi di fronte, quando Virgilio lo sospinge verso Farinata, oppure quando Virgilio se lo carica per scendere dalla natural burella dell'inferno e risalire alla montagna del Purgatorio, alla spiaggia del Purgatorio, con fatica Virgilio se lo carica sulle spalle, pesa. Quindi questa eccezionalità del corpo. In ogni momento del Purgatorio Dante dice che lui proietta l'ombra, lui è vivo tra i morti. E lui, soltanto San Paolo e Enea, lo vasto delle lezioni di San Paolo ed Enea, come dice il secondo canto, hanno fatto questo viaggio provvidenziale. Quindi abbiamo questa elegia del corpo, è l'elegia, continuamente lo dice che l'ombra è proiettata. E io poi alla fine dico sempre, ma sembra ripetitivo Dante, no? Poi il perché è... Poi si vede, così, leggendo la critica, leggendo anche libri che lo affermano. E secondo, nel XII secolo c'erano dei libri che parlavano del purgatorio. Quello più importante è la leggenda sul purgatorio di San Patrizio, del XII secolo, e che forse Dante conosce. E poi Le Goff dice che c'è la Vita Copta di Ciro il Monaco, in cui si parla appunto di un viaggio intermedio. Quindi Dante forse ha studiato la Vita Copta di Ciro il Monaco, ne è venuto a conoscenza, perché Ciro, che è stato un martire all'epoca di Diocleziano, medico, ha avuto la visione delle fiamme del Purgatorio. E anche San Patrizio. San Patrizio è quello che proprio l'ha codificato il Purgatorio. Perché questa leggenda del Purgatorio di San Patrizio e ci racconta che San Patrizio nel V secolo voleva evangelizzare gli irlandesi, ma non ci riusciva. E allora inventò, no, un'isola in mezzo a un lago dell'Ulster, dove praticamente si poteva scendere e chiunque scendeva vedeva che tutti coloro che non avevano aderito al messaggio evangelico di Cristo venivano puliti dell'aldilà tra le fiamme diciamo le punizioni più atroci. E un soldato era sceso in questa caverna che si trova in un'isola di un lago dell'Irlanda e pronunciando per 3 volte la parola Cristo era riuscito a rieleggere dal purgatorio. Quindi esistevano già delle leggende che Dante conosce, però Dante fa un compimento e una sintesi eccezionale di questo secondo mondo. E per quanto riguarda il primo canto, noi sappiamo che il primo canto del Purgatorio è un canto dove Dante vuole trasumanare per verba. Che vuol dire? Ci vuole indicare questo mondo dell'aldilà attraverso le parole. Solo lui ci è riuscito. Cioè raccontare l'aldilà, il trasumanare, quello che è oltre l'umano attraverso le parole. E ci è riuscito in un modo mirabile. Cosa succede nel primo canto? Loro arrivano in questa spiaggia, tutto è deserto. Perché è deserto? Perché nel purgatorio c'è la solitudine, prelude il
questo luogo deserto, all'espiazione. L'espiazione è individuale in solitudine. Quando l'uomo espia, l'anima espia, è individuale e in solitudine. Questo è. E allora arrivano in questa spiaggia e stanchi. Dante ha tutta la caligine dell'inferno sul volto e ha le sette P dei sette peccati capitali sulla fronte. A ogni cornice poi l'angelo viene cancella. Perché nel purgatorio sono presenti tanti riti liturgici. Tanti riti liturgici. Perché? Perché il rito liturgico racconta il mistero dell'espiazione, il mistero del battesimo, il mistero della penitenza, il mistero dell'ascesa dell'anima a Dio. Quindi la liturgia è questo. La liturgia in Grecia le liturgie erano atti pubblici importantissimi. Poi nel mondo cristiano sono diventati dei riti che raccontano, che testimoniano, in cui noi viviamo il mistero, i misteri della fede. E quindi tanti atti liturgici, poi dei cori, tanti cori, perché c'è la coralità delle anime. Queste anime che si assiepano come pecore di un gregge, tante spesso le paragona alle pecore di un gregge che sono mansuete. Direi che c'è questa visione appunto della liturgia e della solitudine. Arrivano e da lontano Dante vede le quattro stelle dell'Orsa Maggiore, che lui, che nell'emisfero boreale noi non vediamo. E c'è il sole, è l'alba. Mentre l'inferno comincia di notte, perché la notte che arrivano gli incubi del peccato, il purgatorio comincia all'alba. Perché noi, quando passiamo una notte terribile, è la giornata di Pasqua, perché Dante lo fa nella settimana santa del 1300, il purgatorio comincia con la resurrezione. L'anima che ascende in questa ascesi, in questa palingenesi, in questo rinnovamento a Dio. Quindi è la mattina di Pasqua, è l'alba, lui vede la luce, dall'aura morta dell'inferno, dalle tenebre, finalmente la luce. E ci sono appunto le quattro, la stella di Venere, il sole e le quattro stelle dell'Orsa Maggiore, che rappresentano le quattro virtù cardinali: la prudenza, la fortezza, la giustizia e la temperanza. Queste virtù sono fondamentali per liberarsi dal peccato, perché senza la forza, senza la prudenza, senza la giustizia, cioè riconoscere il bene e il male, senza la temperanza, l'equilibrio, noi non possiamo raggiungere la pienezza della grazia. Quindi sono cardine poi delle virtù teologali, che lui vedrà però nella Valletta dei Principi, e quando vedrà il carro dell'Orsa Minore. Quindi vedete che c'è il cielo, mentre aveva detto che era un'aura senza stelle quella dell'inferno, perché l'inferno è una voragine, no? È un orbito, è un abisso. Qui invece siamo nel mondo creato da Dio, il mondo esterno. Quindi c'è questo passaggio dall'alba al tramonto e vede appunto il sole. Dante è rincuorato, anche se stanco, anche se Virgilio se l'ha caricato attraverso la natura burella. E appare però il custode dell'inferno. E chi è del purgatorio? Chi è il custode del purgatorio? Da lontano un veglio, dice Dante, veglio è parola che deriva dal francese, che ha la solennità, è tra l'eroe pagano del mondo classico e il patriarca biblico. Da lontano un vecchio di un'austerità, una solennità e una dignità incredibile, che incute reverenza e timore solo a guardarlo, da quello che noi leggiamo, rimprovera Virgilio e Dante. E che cosa dice quest'anima? E dice che questo custode: forse sono cambiate le leggi dell'inferno, le scambia Virgilio e Dante per anime scappate, fuggite dall'inferno. Sono così cambiate le leggi di Dio, perché naturalmente dall'inferno non può uscire nessuno. E questo veglio è illuminato
dalle quattro virtù cardinali, cioè dalle quattro stelle dell'Orsa Maggiore. Cosa ci vuole dire Dante? Vedete là, quando noi diciamo la polisemia sacrale, nel veglio noi leggiamo tutto. Il veglio illuminato dalle quattro virtù cardinali, le stelle, attraverso questo noi abbiamo la possibilità di una intelligenza totale del testo. Noi possiamo leggere il testo dal punto di vista storico, chi è Catone, chi è questo veglio, dal punto di vista teologico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista esistenziale, culturale. Ecco la grandezza di Dante, no? L'intelligenza totale del testo. Perché io su Catone posso fare 5-6 discorsi, su piani diversi, e nel momento in cui opero dicotomie però tra struttura e poesia, io rovino il testo. Questa è l'intelligenza. Allora, è Catone Uticense. Perché Dante sceglie Catone Uticense come custode del purgatorio? Allora, perché Catone, sappiamo che nasce nel 95 avanti Cristo. Nelle guerre civili tra Cesare e Pompeo, tra Ottimati e Populares, Catone sceglie il partito degli Ottimati, cioè il partito di coloro che vogliono mantenere in piedi le libertà repubblicane contro gli Ottimati che vogliono il dominato, l'impero, Cesare e poi Augusto. E lui era nipote, Catone Uticense è nipote di nipote di Catone Maior. Anche lui, chi era? Era un uomo di grande cultura, di grande dignità, ne parlano benissimo, in maniera direi esaltante, sia Cicerone che Seneca, che Lucano, nella Farsalia, e ne parlano benissimo, e Virgilio stesso di Catone. Perché? Perché rappresenta il saggio antico per eccellenza, l'eroe magnanimo per eccellenza. Dante ce lo descrive così nel Convivio Catone, l'eroe magnanimo. Magnanimo che vuol dire? Colui che rinnega se stesso per il bene comune, la res publica, il civis romanus, no? Questa è la virtù. E colui che è prudente, che è giusto, che ha senso del dovere, della responsabilità, che è equilibrato e magnanimo e misericordioso verso i nemici. Questo è Catone, che è colto, era stoico. E quando lui fu censore e anche tribuno della plebe, come tribuno della plebe, Catone praticamente si accorge della povertà della plebe, quindi ordina distribuzioni gratuite di grano e cerca di limitare il lusso dei trionfi dei generali. Era lo stoicismo che segue, in maniera direi lo abbraccia totalmente lo stoicismo. Noi quando facciamo la visita al museo dico sempre che Cicerone incontra nella villa di Lucullo, incontra Catone Uticense immerso nella lettura della biblioteca di Lucullo, ricchissima di testi stoici. E quando aspettava Catone Uticense di entrare in Senato per le sedute a cui lui non mancò mai, aspettava, non parlava, leggeva i suoi testi stoici. E quindi abbraccia totalmente lo stoicismo. Per lui lo stoicismo è un modo di vivere, non è una filosofia appiccicata, è un modo di vivere. E praticamente muore, sappiamo, è custode del Mos Maiorum, e muore nel 46 a.C. nella battaglia di Utica, Utica è una battaglia tra pompeiani e cesariani, vince Cesare, 46 a.C., Utica si trova a nord di Cartagine e lui non vuole cadere, ha visto che il suo sogno di mantenere in piedi la Repubblica, la libertà repubblicana, è fallito. E allora si suicida, perché il suicidio era, diciamo così, il gesto che lo stoico aveva per dimostrare il non attaccamento alla vita, ma l'attaccamento a un bene superiore,
nella sua vita individuale. Questo suicidio era un suicidio teatrale, da come ce l'hai raccontato, perché si trafigge con la spada, gli amici lo bendano, ma lui si toglie le bende e fa scempio delle sue viscere. E prima di morire legge il Fedone di Platone sull'immortalità dell'anima. Quindi questo è il personaggio che Dante ci racconta, che è custode del purgatorio. Ma l'aporia qual è, dice Petrocchi? Come può essere un suicida pagano custode del purgatorio? E Petrocchi lo risolve dicendo: in realtà lui fa solo l'accoglienza, lui accoglie Dante e Virgilio, ma non li può portare non può far salire la montagna. E il suicidio, però, noi sappiamo che viene sia Sant'Agostino che Tommaso lo ammettono quando viene fatto non per motivi egoistici personali, ma per testimoniare un valore ideale, come in questo caso la libertà. Quindi sceglie Catone per questo. E quindi l'aporia è risolta in questo modo. Ma poi chi rappresenta Catone? Catone è illuminato dalle quattro virtù cardinali: la prudenza, la fortezza, la giustizia e la temperanza. Mentre parla, le stelle lo illuminano. Che cosa rappresenta? Rappresenta ciò, il massimo grado di perfezione che l'uomo pagano poteva raggiungere prima della rivelazione. In fondo, Auerbach, negli studi su Dante, ci dice che Catone è la prefigurazione di Cristo, è umbra futurorum di Cristo, è rappresentazione figurale di Cristo. Come Cristo muore sacrificandosi per darci la libertà dell'anima, Catone lo anticipa perché si sacrifica per una libertà che non è quella vera, ma che ci assomiglia, no? È la libertà politica, che viene prima di quella dell'anima, ma lo prefigura. Lui non poteva conoscere questo. E quindi è umbra futurorum. E addirittura Catone si era sposato con Marzia. Poi Marzia l'aveva lasciato per Ortensio. Quando lui l'amò tantissimo, questa donna. Quando Ortensio muore, lui ritorna da Marzia. Allora in questo Auerbach vede l'anima che torna a Dio. Quindi rappresentazione figurare, secondo Auerbach, ombra futurorum di quello che sarà poi la verità rivelata. Lui è il massimo grado di perfezione che l'umanità pagana ha potuto raggiungere senza la rivelazione. Ecco, con queste virtù teologali e cardinali che lo illuminano. E Virgilio, quindi lui li rimprovera con tono austero e severo, no? Lui è custode della legge, del purgatorio. Nessuno può uscire dall'inferno e lui sta lì come custode. E allora Virgilio per la prima volta si mostra di fronte a un custode con un atteggiamento reverenziale. E usa per raccontare chi sono loro due, fa un piccolo capolavoro di oratoria, no? In cui usa litoti, antitesi, lo vuole convincere. Callide iunture, cioè quando si mettono in antitesi per far colpo, e poi la captatio benevolentia, gli ricorda Marzia, gli dice: guarda, noi non siamo, vedi, questo è vivo, non è morto. Noi, questo viaggio è voluto dal cielo, una donna, Beatrice del secondo canto, è scesa fino al limbo per raccomandare Dante, e dice: fallo per gli occhi di Marzia, perché Marzia si trova nel limbo. E poi gli dice questo verso bellissimo: chi è Dante? Libertà va cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Certamente la libertà di Catone è quella politica, ma la libertà di Dante è quella dell'anima, dal peccato, dal male, dal mondo, dalla materia. E Catone risponde che le leggi di Marzia, lui ha tanto amato Marzia, ma Marzia non può fare niente qua, perché lui è custode ferreo delle leggi divine
Marta non può fare niente, se è Dio che vuole questo viaggio, il viaggio lo deve fare. Però gli ricorda che deve, naturalmente, Virgilio ha fatto inginocchiare Dante di fronte a Catone, lo ha fatto inginocchiare. E naturalmente gli ricorda che Dante deve fare un rito purificatore. Questo rito purificatore consiste in questa cosa. Innanzitutto devo andare vicino alla spiaggia dove ci sono dei giunchi, delle piante acquatiche molto flessibili, molto docili, e deve lavare il viso di Dante, nettarlo con la rugiada, e questo è il simbolo del battesimo. In questo rito Virgilio è il ministro e Dante è il catecumeno, e poi deve strappare diciamo così, questa pianta acquatica, questo giunco, e deve cingere come simbolo di umiltà Dante stesso, perché senza l'umiltà, senza l'accettazione del fatto che lui è un peccatore, non può salire. Ma Dante questo già è predisposto, e appena il giunco viene tagliato, viene strappato, subito ricresce, perché questo è il simbolo della virtù spirituale, che è inesauribile. Mentre i beni materiali, no, si esauriscono, la virtù spirituale è un bene inesauribile, quindi strappa il giunco e rinasce subito. E quindi nettato questo il volto di Dante, e Dante ricomincia, poi cominceranno il viaggio, e si conclude così. Che cosa, riguardo alla figura di Catone Oticense, che c'è da dire? Che noi abbiamo un libro, il Liber Policraticus, che è un libro scritto nel XII secolo da Giovanni di Salisbury, e era il segretario di Thomas Becket, che era l'arcivescovo di Canterbury. Che cosa dice in questo? Tante lo conosce. La virtù, la massima libertà dell'uomo consiste nella virtù, perché la virtù ci rende libero. La virtù, coltivare la virtù, e quindi prima le quattro virtù cardinali, poi quelle teologali, fede, speranza e carità, ci dà la vera libertà. Perché la schiavitù dell'anima, sia a livello individuale, e la schiavitù dell'uomo a livello politico, dice Giovanni di Salisbury, nascono nel momento in cui noi non coltiviamo la virtù, perché la virtù ci rende liberi, è il peccato e il vizio che ci rendono schiavi e prigionieri. E sulla virtù si fonda la salvezza dell'animo e il bene dello Stato. Ecco quello che diceva, perché Catone Oticense. Sul vizio e sul peccato, sull'attaccamento al mondo, si fondano la perdizione dell'animo e la distruzione e la corruzione dei sistemi politici. Questo dice Giovanni di Salisbury, e Dante sicuramente conosce questo libro del XII secolo. Possiamo capire che lui l'abbia letto, come possiamo capire che lui abbia letto la leggenda del Purgatorio di San Patrizio, perché poi fu tradotta da Maria di Francia, quindi il libro girava, questo libro del Purgatorio. E mi sembra che ho detto tutto. Il contrappasso, cioè lo stesso contrappasso dell'inferno, perché le pene sono innanzitutto l'espiazione spirituale, perché queste anime soffrono, sospirano, si scoraggiano, nel salire la montagna è faticosissimo. Dante arranca, però c'è la sollecitudine del passo, questo è importante, la sollecitudine del passo, non ci si può attardare, non ci si può fermare. Dante, quando il musico Casella poi canterà, suonerà, intonerà questa canzone, un amico di Dante della gioventù, Catone rimprovera le anime che si attardano ad ascoltare la musica, la sollecitudine del passo, perché ci si deve sbrigare, cioè si deve essere solerti, ma anche perché il fuoco, dell'ardore, dell'avvicinarsi a Dio,
è quello, è ciò che caratterizza queste anime, quindi è importante. E i peccati sono puniti, allora, per esempio, il più bello di tutti è l'invidia. L'invidia e gli invidiosi hanno le palpebre cucite con i fili di ferro, perché l'invidioso chi è? È uno che sta sempre a guardare quello che fanno gli altri. Quindi Dante su questa invenzione meravigliosa. I superbi portano dei pesi, gli accidiosi si muovono in continuazione, i golosi muoiono di fame, di fame. Gli iracondi, il canto degli iracondi è uno dei più belli secondo me, quello di Marco Lombardo, sono accecati dal fumo, da un fumo che rende tutto buio. E mentre i lussuriosi ardono nelle fiamme, una fiamma però esistenziale. E la Chiesa rifiuta il fuoco come ignis purgatorium. La Chiesa, anche se noi abbiamo, questa è la visione di Santa Caterina da Siena, perché voi sapete che la visione del purgatorio l'hanno avuto, mi stupisco, soprattutto sante femminili, quindi Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia, Santa Francesca Romana, Padre Pio, queste sante sono quelle che hanno avuto, Santa Teresa d'Avila, tutte hanno avuto questa visione del purgatorio. Quella che noi conosciamo per antonomasia è quella di Santa Caterina da Siena, le fiamme del purgatorio, ma la Chiesa rifiuta questo tipo di contrappasso, perché certamente il fuoco purifica soprattutto gli eretici. E il purgatorio veniva rifiutato dagli eretici, dai catari, dai valdesi, e poi Calvino li riprende, no? Perché? Perché è loro conoscono benissimo le sacre scritture, sono conoscitori proprio pedanti delle sacre scritture, e non lo trovano il purgatorio delle sacre scritture, che è un dogma, abbiamo visto. Per quanto riguarda un altro aspetto del purgatorio, Dante mette 30 personaggi. I personaggi della Divina Commedia sono 40 nell'inferno, importanti, 30 nel purgatorio e 15 nel paradiso. Quelli del purgatorio sono tutti, la maggior parte, personaggi che Dante ha conosciuto, amici, suoi amici, poeti e anche, diciamo così, decoratori, pittori, miniaturisti che lui ha conosciuto. Perché nel purgatorio c'è l'esaltazione dell'arte. Se il purgatorio, abbiamo detto, è mimesis vitae, è quello che più di tutti assomiglia alla vita, per la condizione delle anime, queste incompiute, no? Delle anime del purgatorio, che cosa rende bella la vita secondo Dante? Che cosa rende appetibile la vita? L'arte, la poesia, la musica, la pittura, no? E quindi ci sono tantissimi poeti, Stazio, Sordello, Arnaud Daniel, che era un provenzale, Forese Donati, suo amico, il Guinizelli, e poi miniaturisti, Oderisi da Gubbio, Buonaggiunta Arbigiani, il musico Casella, tutti personaggi legati al mondo dell'arte, perché ciò che rende bella la vita è il mondo dell'arte. E poi se questa cantica è il canto della nostalgia, nostalgia per la vita che si è spesa male, no? E che magari queste anime avrebbero voluto vivere in modo diverso, e nostalgia, e diciamo così, senso di desiderio verso il paradiso, verso il bene supremo. E chiaramente la nostalgia di Dante va agli anni giovanili, quando lui conobbe questi poeti come Guido Guinizelli, no? E Dante in questa esaltazione del mondo dell'arte si dimostra di una modernità eccezionale, perché il primo che ci dice Cimabue è stato superato da Giotto, e ci dice che Guittone d'Arezzo, quindi la poesia intellettuale e intellettualistica, diciamo così, toscana, è stata superata dal Dulce Sin Novo. Quindi, e che lui poi ha superato tutti, questo poi, cioè, e che lui si sente come il poeta che ha superato tutti.
No, perché noi sappiamo che Dante si mette nel girone dei superbi, perché non ha avuto mai, non è sceso mai a compromesso. Certamente Catone, la polisemia sacrale del testo. Catone anche Dante, perché Dante come Catone non è sceso mai a un compromesso, mai. Mai Dante è sceso a un compromesso. Dante si rispecchia in Catone. La battaglia, fece, la compagnia malvagia scempia, a un certo punto, quando vede che i fiorentini non erano gente che, di cui lui si poteva fidare, fece parte per se stesso, dice Dante. E la coerenza di Dante, vuole difendere Firenze, il bene supremo della Repubblica di Firenze, contro le mire di Bonifacio VIII e di Corso Donato e degli Angioini. Ma come non è sceso mai a compromessi, Catone Uticense, quando ci fu la congiura di Catilina, che voleva, voleva fare un colpo di stato di fatto Catilina, Cicerone quando fece il processo voleva l'ergastolo, Catone Uticense si batteva per la condanna a morte, per la pena capitale. Il compromesso non esiste assolutamente, e sappiamo. E poi la pedanteria, diciamo così, il perfezionismo di Dante è il perfezionismo di Catone. Catone, quando era censore, sappiamo dalla vita, perché viene raccontato soprattutto nella Farsalia di Lucano, questo personaggio così grandioso, e Catone si faceva portare dagli schiavi tutti gli atti, tutti del Senato, perché li doveva leggere e studiare attentamente. Cioè, questa vita mai lasciata al caso, questa perfezione della virtù in tutti i campi. E Dante, Catone, ecco la polisemia. Quando noi leggiamo questo personaggio, lo possiamo leggere, vedete, a livello storico, chi è? A livello teologico, filosofico, a livello psicologico. Ecco, questo è Dante. Questa polisemia, questo gioco linguistico e contenutisti, è un gioco, un pasticcio, no? Sono scatole cinesi, abbiamo visto, si aprono all'infinito. Ecco, adesso noi possiamo leggere il canto. Che ora ho fatto? 6:22. Allora, tanto il canto l'abbiamo già presentato. Insomma, penso che è bello il purgatorio. Siamo incompiuti, non c'è niente da fare. Quanti desideri inespressi nella vita, quanta nostalgia. Allora, andiamo adesso, ecco il canto primo, lo leggo velocemente. Per correre miglior acque, alza la vela, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. Naturalmente il mare è l'inferno. La navicella è la metafora anche della poesia. La navicella è la metafora della sua esistenza, ma il poeta si imbarca naturalmente in un mondo nuovo, che è il mondo del purgatorio. E Dante come nell'inferno, invoca le muse. Invoca le muse perché che usino tutto il loro ingegno, tutta la loro strategia, come hanno fatto con le Pieridi. Chi erano le Pieridi? Erano figlie di Pierio che osarono sfidare nel canto le muse e vennero trasformate in gazze, in piche. Quindi nel paradiso Dante invocherà Apollo, perché lì il regno del trasumanare, la poesia dell'intelligibilità, una poesia astratta e rarefatta per eccellenza, le muse non servono più, ci vuole una divinità, invocherà Apollo. E canterò di quel secondo, e questo è bellissimo, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Quindi la salita, questa metafora esistenziale della montagna. Ma qui la morte poesia risurga, o sante muse, poiché vostre sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere, e sentire lo colpo tal che disparar perdona. Quindi invoca Calliope, che già nell'antichità, nel mito, aveva sconfitto le Pieridi e le aveva trasformate in gazze, in piche.
dolce color d'oriental zaffiro. Qui siamo di fronte a un cielo blu, mentre il cielo dell'inferno è un'aura senza tempo tinta, sempre buia. Qui abbiamo questo verso spazioso, il dolce color d'oriental zaffiro, perché gli zaffiri orientali erano quelli più azzurri, più rinomati e più preziosi, che s'accoglieva nel seno aspetto del mezzo puro infine al primo giro. Quindi vede l'orizzonte, questo cielo azzurro, è appena l'alba della Pasqua. L'anima è risorta, ma non ancora purificata, perché la nostra esistenza, dice Dante, noi nasciamo nel bene col battesimo, poi sfioriamo il male e poi dobbiamo e possiamo ritornare al bene. In che modo? Non disconoscendo il fatto che siamo ricettacolo d'amore, ma l'amore deve essere ben diretto tramite le virtù cardinali e teologali. E gli occhi miei ricominciar di letto, tosto che uscì fuori dell'aura morta che m'aveva rattristato gli occhi e il petto. Quindi il dolore, questo viaggio è fisico, ecco perché gli occhi, è la nostra dimensione fisica, petto, l'anima, il cuore. Dante ha sofferto fisicamente e psicologicamente nell'anima, il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto ridere l'Oriente, velando i pesci che era in sua scorta. Cioè è appena l'alba, no? E praticamente lui vede la Venere, la stella di Venere, e fra poco i pesci faranno praticamente posto all'alta costellazione dei Gemelli. Quindi è l'alba, appena l'alba, quando schiarisce proprio il buio schiarisce. Io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle. Non vidi mai fuorca la prima gente, goder pare al ciel di lor fiammelle, settentrionale vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Dice che vede queste quattro stelle che solo Adamo ed Eva, la prima gente, hanno visto, ma e considera l'emisfero australe orbo triste, perché non vede queste, boreale triste, perché non vede queste stelle che appaiono soltanto nell'emisfero australe. Com'io da lor sguardo fui partito, un poco mi volgendo all'altro polo, là onde il carro già era sparito, vidi presso a me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dè a padre alcun figliolo. Appare subito Catone Uticense, che ha l'altra aporia del Petrocchi, che dice: ma perché Dante, che considera l'impero provvidenziale, perché anzi lo vuole rinnovare l'impero con Enrico VII di Lussemburgo, mette come custode del purgatorio Catone Uticense, che rinnegava e rifiutava l'impero dominato? Ma in realtà lui esalta soprattutto, perché l'impero non è incompatibile con la libertà civica e del cittadino o del suddito, come all'epoca di Dante. Non è che l'impero per Dante è incompatibile con la libertà. E quindi, siccome è impero, allora è incompatibile con la libertà. Quindi non trova Dante questa aporia, questa incompatibilità tra impero e mancanza di libertà. E vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dè a padre alcun figliolo. Cioè come il papà quando vede il figlio, quando vede il padre, subito impone reverenza, l'aspetto austero e nobile del veglio che ha, abbiamo visto, i tratti dell'eroe classico e del patriarca biblico. Appena appare, noi incute reverenza. Lunga la barba e di pel bianca mista, portava i suoi capelli simigliante, di quasi cadeva al petto doppia lista. Quindi vede questo veglio con la barba bianca, che ci fa venire subito in mente, per contrasto, per complementarità,
il vecchio bianco per antico pelo che è Caronte. Lì Dante ha paura con le anime, qui ha reverenza. È un altro genere di persona, è un'altra situazione. I raggi delle quattro luci sante freggiava sì la sua faccia di lume, che il vedea come il sol fosse davanti. Cioè lo illuminano, queste stelle illuminano il volto del veglio come se il sole gli fosse davanti. Ma abbiamo visto la polisemia sacrale, che le quattro stelle rappresentano tutte le virtù che lui ha coltivato in vita e che rappresentano la perfezione che l'eroe pagano può raggiungere prima della liberazione. Tutto ha avuto lui, la fortezza, il coraggio, no? Si è suicidato, ha infierito contro le sue viscere, e la fortezza, la prudenza, la temperanza, l'ha avute tutte. E chi va guidati? Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la progenie eterna, la prigione eterna, disse il movendo queste oneste piume? Chi va guidati? O che vi fu lucerna uscendo fuori della profonda notte che sempre neva alcune la valle inferna? Vedete, li rimprovera con fermezza, no? Senza fare arbitrio, no? Con fermezza. Cioè, ma chi siete? Sono cambiati. Chi è che vi ha inviato qui? Come avete fatto a uscire dalla profonda notte? Nessuno può uscire dall'inferno. Sono le leggi d'abisso così rotte, o è mutata in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Le grotte sta per rocce. Cioè, domanda il perché di questa situazione. Perché le anime del purgatorio arrivano con l'angelo nocchiero sulla barca dal Tevere. Ecco, quindi naturalmente lui si stupisce perché l'ha vista uscire dal ruscello che sta nella naturale burella da dove si sono calati per scendere dalla voragine infernale. Lo duca mio allor mi diede piglio e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio. Virgilio lo fa inginocchiare, comincia il rito della purificazione. E si è inginocchiato anche di fronte, se vi ricordate, all'angelo della città di Tito. È la seconda volta che Dante si inginocchia. Poscia rispose lui, da me non venni, donna scesa dal cielo, per le cui preghi della mia compagnia costui sovvenni. Cioè, io non sono... Si comincia a scusare, Virgilio. Mai è stato così umile, Virgilio. Mai è così ossequioso. È un altro mondo, il purgatorio non gli appartiene. Cioè, io non sono venuto da me, dal cielo è una donna, beatrice del secondo canto, Lucia gli occhi suoi più di una stella, vi ricordate? Ma da che tuo voler che più si spieghi, di nostra condizione come l'è vera, essere non può del mio che a te si nieghi. Qui comincia questo discorso, questo piccolo capolavoro di oratoria di Virgilio che si vuole accattivare Catone, ma non ne ha bisogno, perché Catone è ligio al dovere, non farà nessuno strappo, nessuna deroga agli incarichi, al nobile incarico che lui ha avuto di accogliere le anime. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo avvolgere era. Dice, ricorda a Dante che Dante è un peccatore. E ancora una volta ricorda la follia, perché in questo canto, in assenza, è presente Ulisse. Ulisse è presente in questo canto, i riferimenti sono impliciti ed espliciti continuamente. Perché anche Ulisse è giunto in quell'emisfero australe. Però la sua è stata follia, perché questo viaggio ha avuto motivazioni esclusivamente umane, no? Quando la nostra motivazione è esclusivamente umana, non ha un fine ultimo, l'uomo si perde. Questo è quello che ci dice Dante. E quindi il peccato è la follia, perché anche il folle non distingue il bene dal male. No, il folle è colui che non distingue il bene dal male. Quindi le fu sì presso, e ricordiamo il folle volo. Siccome io dissi, fui mandato adesso per lui campare, e non lì era altra via che questa per la quale mi sono messo.
cioè si scusa, dice, non è colpa mia, io mi hanno mandato e questa era la via, cioè, non ne potevo fare un'altra. Si scusa in continuazione, questa captatio benevolentia. Mostrata ho lui tutta la genteria e ora intendo mostrare quegli spiriti che purgarsi sotto la tua balia. Balia è un termine francese per dire sotto la tua protezione. Cioè adesso gli ho fatto vedere il mondo dei dannati, il mondo dell'arbitrio, del peccato, della fissità individuale. Adesso voglio farvi vedere il purgatorio, perché si espia conoscendo. Se non si conosce la differenza tra bene e il male, noi non possiamo le virtù conoscitive. No? Noi non possiamo aspirare alla salvezza dell'anima. Come io l'ho tratto, sarei a lungo a dirti, dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti, ad udirti. Cioè io non posso raccontarti come sono arrivato qua, è troppo lungo. E dice però, ti voglio convincere a passare. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando che si cara. Come sa chi per lei vita rifiuta. Naturalmente libertà, tu lo sai, ma la libertà sua è quella politica. Ma la libertà politica ha come base chi cerca la libertà politica. Questo ci dice Giovanni di Salisbury nel Liber Policraticus. È sicuramente colui che ha già coltivato la virtù individuale. È chiaro questo, no? Perché l'attaccamento ai beni materiali non ti può far cercare la virtù, il bene politico, la res pubblica, il bene comune, la libertà comune. È questo, cioè, questo è un libro bellissimo, perché è chiaro perché noi abbiamo così carenza di politici che ci... Che ci possono stupire, che noi possiamo seguire. Per quale motivo? Perché la loro visione politica non coincide mai con la loro virtù individuale. Perché c'è l'attaccamento al bene, o alla carica, o all'ambizione. Invece, vedete chi era Catone. E questo è un personaggio che convince. Come Dante, Catone è Dante. Ecco. E or ti piaccia gradire la sua venuta, come sai chi per la vita rifiuta? Tu sai che non ti fu per lei amara, inutica la morte, ove lasciasti la vesta che aggrandisse la si chiara. Perché Catone, solo Catone, insieme a Traiano, sono scesi nel limbo, Optimus Princeps Traiano, ma Gesù, Catone è stato liberato dal limbo. E quando ci sarà la fine dei tempi, loro risorgeranno accanto alle anime dei beati. Quindi gli dice che il suo corpo diventerà chiaro, cioè diventerà luminoso, perché Traiano e lui ascenderanno con le anime dei beati alla fine dei tempi. Non so gli editti eterni per noi guasti che questi vive, e Minos non me non lega, ma non del cerchio che so gli occhi casti di Marzia tua, che in vista ancor ti priega, o santo petto, che per tua la tegni, per lo suo amore adunque a noi ti piega. Dice, io non sono nel mondo di Minosse, perché il limbo è prima delle anime che si confessano a Minosse. Vi ricordate, dicono Odon e poi sono giù vuote, il limbo viene prima. Io non appartengo al mondo di Minosse, lui non appartiene al mondo dei morti. Io sono con Marzia. Marzia gli ricorda che lei non è stata la moglie di Ortensio, è stata la moglie di Catone Ottocento. Ti ricordi? Lei dice che è sua moglie. Già Virgilio fa vedere che ha parlato con Marzia, e Marzia gli ha ricordato che gli ricorda che è la moglie di Catone Ottocento. Quindi captatio benevolentia, usa Marzia per abbonirselo, ma non serve, perché Catone è ligio al dovere, non farebbe nessuna deroga al compito che ha avuto da Dio, se il compito è quello. Il senso del dovere e della responsabilità allo stoico. Lasciane andare per i tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'essere mentovato la ti degni. E quindi gli dice, se tu vuoi, cali degli unture, no? Se tu vuoi, io ti ricorderò a Marzia, a tua moglie, quando riscenderò nel limbo. E Catone replica, Marzia piacque tanto agli occhi miei,
mentre io fui di là, disse egli allora, che quante grazie volse da me fei, or che di là dal fiume dimora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu quando meno uscì fuori. Dice, Marzia mi fu tanto cara, ma nel momento in cui sono uscito dal limbo, che è diventato custode del purgatorio, io non posso più, Marzia non ha più potere verso di me. Catone è in un'altra dimensione adesso, non è un'anima del limbo, è un custode di un regno, che è diverso, è colui che accoglie, ha un compito superiore. Naturalmente il purgatorio a livello teologico finirà con la fine del mondo. E finisce con la fine del mondo, mentre inferno e paradiso sono eterni. Ma se donna del ciel ti muove regge, come tu di, non c'è mestiere lusinghe, bastisi ben che per lei mi richegge. Va dunque, e fa che tu costui recinge d'un giunco schietto, e che ti li lavi il viso, sì ogni su di ciume quindi stringe. Quindi gli ricorda che deve fare questo rito purificatore, deve lavarsi il viso della caligine infernale, ma il battesimo, no? Si pulisce con l'acqua, con la rugiada, è il catecumeno. Che non si converria l'occhio sorpreso da alcuna nebbia, andare dinanzi al primo ministro che di quel di paradiso. Dice, non può arrivare con questo sudiciume che è il retaggio dell'inferno, anche se lui non è più peccatore dell'inferno, non può arrivare né di fronte all'angelo né in paradiso in questo modo. Questa isoletta intorno ad uno adimo, laggiù colà dove la batte l'onde, porta di giunchi sopra il molle limo, null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi può avere vita, però che alle percosse non seconda. Dice, vai in quella spiaggia, c'è questo giunco che asseconda la tempesta. Anche se siamo in un momento di calma assoluta dell'oceano, tant'è vero che Dante dice, vidi il tremolar della marina, un momento di tanta calma. È la calma dell'anima dopo il subbuglio che ha vissuto nell'inferno. E tutto il paesaggio del purgatorio ha una portata esistenziale, psicologica, espressionistica direi. Allora, poscia non sia che qua vostra reddita, lo sol vi mostrerà che surge mai prendere il monte a più lieve salita. Così sparì e io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai. E il cominciò, figliol, segui i miei passi, volgianci indietro, che di qua di china questa pianura ai suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fuggiva innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Questi i versi più belli. Il tremolar della marina, vidi e conobbi, cioè il tremolar della marina, e poi il dolce color d'oriental zaffiro. Questo mondo meraviglioso dove l'anima rinasce. Il mare, che è simbolo anche... Il mare è pericolo, ma anche salvezza, e poi il cielo che è azzurro. E l'alba vincea allora, come per trovare la marina. Noi andavamo per Osolingo piano, comon che torna alla perduta strada, che infino adesso gli pare ire in vano. Ecco, lui sta ritornando sulla strada che ha perso. Questo è bellissimo, no? Cioè, lui va come un uomo che ha perduto la strada, ma sta ritornando su quella strada che ha perduto, sta riscegliendo il bene Dante. Questo è altro verso chiave. Quando noi fummo l'ave raggiugiata, pugna col sole per essere in parte dove ad orezza poco si dirada, cioè giungono in un posto dove c'è l'ombra, l'orezza è l'ombra, e la rugiada è ancora attaccata ai giunchi. E ambo le mani in su l'erbetta sparte soavemente mio maestro pose, ond'io che fui accorto di sua arte porsi per lui le guance lacrimose, ivi mi fece tutto discoperto quel color che l'inferno mi nascose. Quindi Dante, come un catecumeno, si mette di fronte al ministro, l'officiante che è Virgilio, e con la rugiada gli lava il viso, ma lo netta anche del pianto, perché quante volte ha pianto Dante, quante volte nell'inferno. Quindi sono lacrime mista la caligine infernale.
venimmo poi in sul lito deserto, che mai non vide navigà sue acque, omo che di tornar sia posce esperto. Ecco l'altro riferimento a Ulisse. Ulisse è presente per assenza, perché voleva diventare del mondo esperto. Vi ricordate? La parola esperto. Mai nessuno conobbe questo mondo. E da lontano Ulisse ha visto la montagna del Purgatorio, la più alta che c'è, perché arriva in cielo. Arriva al paradiso terrestre e poi al cielo. Quivi mi cinse sì come altrui piacque. Ecco qua, di nuovo il verso causato a Ulisse. Quando il mar fu sopra noi richiuso, come altrui piacque. È Dio che volle la fine di Ulisse e dei compagni. Ancora qui, come altrui piacque. Sono due viaggi, è il tema del viaggio, no? La vita è un viaggio, il purgatorio è un viaggio. Ulisse ha fatto un viaggio. La vita è un viaggio. Nel viaggio non si sta mai fermi. Il viaggio si procede, no? E quindi l'altro riferimento in absenza a Ulisse. Oh meraviglia, che qual egli scelse l'umile pianta cotal si rinacque. Allora, naturalmente, appena si strappa il giunco, rinasce. Questo è il simbolo della virtù che è inesauribile. La virtù la possiamo coltivare all'infinito, può aumentare sempre, a differenza dei beni materiali, che a un certo punto c'è un limite. Dante certo non conosceva Bezos e Amazon, che hanno bilioni, che ha bilioni di dollari. Quindi pure subitamente le onde la perse. Ecco qua. E quindi mi sembra che vi ho detto tutto. Non so se volete fare qualche domanda, ma Catone su Catone. E naturalmente Cesare scrisse, Cesare, che non si legava tutto al dito, quando Catone, su Catone scrive l'Anticato, che è andato perduto, no? C'era degli scritti contro Catone stesso. E anche Virgilio l'ammira tantissimo, questo personaggio. Tanto, tanto l'ammira. E lui aveva, penso che avrà avuto qualche potere qua, anche se noi non... Era ospite di Lucullo, però... Quasi sicuramente, perché Catone Maio era lo zio. Lui era figlio di Druso, no? Catone Maio era lo zio. E mi sembra che vi ho detto tutto. Quello che più mi affascina del Purgatorio è la concezione della vita che ha Dante. Questa concezione della vita che non è mai un cerchio chiuso, visto, no? Tutti i desideri inespressi. Poi lo vedremo da Sapia, anche da Pia, da Bonconte, da Manfredi. Questa vita che è sempre alla ricerca della quadra. C'è mai. È sempre una nostalgia di qualcosa. È un desiderio e una nostalgia in continuazione. Come sono queste anime così sospese, così dinamiche? E poi faremo il canto secondo, il terzo, il quinto, il sesto, ho messo il 16 perché è bellissimo, canto di Marco Lombardo, una meraviglia. Ecco, parecchie disquisizioni dottrinali. Canto 16, il libero arbitrio, cosa, che è la base naturalmente della dottrina cristiana. Se noi non crediamo al libero arbitrio, non c'è niente. E poi... il canto 25 sull'anima, sull'origine dell'anima. Dante si scaglia, è sempre il tono pacato nella lingua, pacato, c'è un registro, molti registri, il comico con Forese sulla moglie, e ma vari registri, le invettive avvengono soltanto a livello politico, quando Dante si arrabbia. Con la sesta di Servitalia, e poi quando Ugo Capeto nel canto 20 se la prende con la dinastia dei Capetingi che ostacola l'impero. Non so, potete chiedere qualche cosa, no? Ci mettiamo. Ti è piaciuto, Silvia? Bellissimo. Mi piace il messaggio. Da chi? A mio figlio, no, che sì. Sono loro che mi perseguono i messaggi.
La rosa al violo. È una spiegazione affascinante. Chi è mamma? Rosa. Non la conosco. Rosa? Rosa di Gruado, sì. Così la signora. Comunque, veramente, cioè, la genialità di Dante, di questa lettura in varie direzioni, che tu non puoi mai scindere. Ogni volta che tu leggi Dante devi andare a fondo a livello teologico, filosofico, psicologico, storico, culturale, linguistico. E questi registri sono tutti sottintesi nel testo e li devi raccontare tutti, perché proprio lui è dentro questo testo. Come dice, questa è la infatti hanno sbagliato sicuramente Croce, De Santis, quando hanno fatto dicotomie, questo è così, no, la genialità è questa, la genialità. Su Catone uno può fare mille discorsi, gli stoici che facevano questi suicidi teatrali, incredibili, no? Che mostro non attaccamento alla vita, l'adesione all'ordine della terra e non attaccamento alla vita, per un bene che è superiore, politico. Dice? No, dico interrompo la... Sì. La